diamo il benvenuto all'artista, nonché socio benemerito della nostra associazione, Vincenzo Santoro, e gli chiediamo subito la sua passione artistica, a quanti anni è arrivata? Praticamente da sempre, da quando ero bambino cominciavo a scarabocchiare i miei diari di scuola e poi man mano che si andava avanti si cercava sempre di migliorare qualcosa in più e col tempo, insomma, qualcosa di buono l'abbiamo anche fatto. Dove e quando ha realizzato la sua mostra più importante? Ma sicuramente quella che mi ha preso di più è nella mia città, perché insomma sono legato alle mie radici, sì, a Taranto, e quindi le ricordo veramente con tanto affetto. Benissimo. Il suo linguaggio artistico è più tradizionalista o avanguardistico? No, diciamo che io amo dipingere molto i quadri del mio territorio, amo dipingere le mie campagne, le mie marine e anche, diciamo, le figure che mi colpiscono, gli oggetti, quindi cerco sempre di dare tridimensionalità nei miei quadri e cerco di far uscire sempre la parte bella dell'oggetto, insomma. Perfetto. Sotto una luce diretta. Avrebbe mai voluto realizzare un quadro di un grande maestro? Diciamo che ci sono tantissimi pittori che mi piacciono, però la solarità che trovo nei quadri di Gauguin è un qualcosa che a me ha sempre attirato. Sì, sicuramente. Ho capito. Ritieni che ci sia un rapporto stretto tra arte e scienza? Quando mi fai questa domanda non posso che pensare a Leonardo da Vinci. Quindi quando si fa questa domanda come in un flash ti vengono tutti quei bozzetti che faceva Leonardo, quindi come può non esserci uno stretto rapporto? Esatto, perfetto. Ok, ci vediamo dopo, nel caso della serata, per approfondire questi discorsi. Buonasera a tutti.